Ciao a tutti, oggi vediamo come sistemare un computer portatile con la batteria consumata, quindi un computer ancora buono che ci piace utilizzarlo e ci soddisfa per le sue prestazioni, ma purtroppo la batteria non tiene più la carica. E devo dire che sui prodotti abbastanza moderni come questo che ha 6 o 7 anni in tutto, quando la batteria è esausta è anche difficile utilizzarlo con l'alimentatore perché la batteria tenta di ricaricarsi, ma non va a buon fine la carica perché la batteria è consumata, quindi stacca anche l'alimentazione da rete per sicurezza, quindi rende problematico proprio l'utilizzo di questi computer moderni, non avere la batteria funzionante. Come tutte le marche, HP ha purtroppo la pessima abitudine di cessare la messa in vendita dei ricambi originali dopo solo 5 anni, per cui se anche voi siete nella mia situazione dovete rifarvi un mercato di terze parti. Naturalmente le batterie sono prodotti che contengono una minima dose di rischio perché possono prendere fuoco, quindi nel scegliere un produttore terzo dovete andare su produttori affidabili. Si tratta sempre di prodotti che vengono dalla Cina, ma come voi ben sapete, la Cina ha prodotti pessimi, ma anche prodotti buoni. Quindi, come ho fatto io, vi consiglio di andare su Amazon o altri siti di commercio elettronico affidabili e guardare le recensioni. Le recensioni di chi ha acquistato quell'esatto identico tipo di batteria del vostro modello, se non mostrano nessun caso di batteria rigonfia, batteria che non funziona, batteria che non tiene la carica, che non si carica, che si scalda, oppure che dopo solo pochi mesi già non funziona più, allora voi siete, sicuri di prendere un prodotto comunque affidabile. Allora, naturalmente, quando maneggiate le batterie, precauzioni generali, non dovete assolutamente danneggiarle né mettere a contatto i terminali con parti metalliche perché c'è il rischio che vadano in cortocircuito, è assolutamente pericoloso. Come vedete, la batteria è estremamente sottile e è in un involucro morbido, quindi assolutamente non dovete piegarla, urtarla, maneggiatela con cura. La sostituzione della batteria in sé poi non è un processo difficile. La prima cosa da fare naturalmente è spegnere il computer in modo vero, cioè non solo chiudendo lo schermo, ma proprio andando a fare arresto sistema manuale da Windows, aspettare che sia spento tutto e poi solo dopo possiamo aprirlo. Qui dipende dal modello del vostro computer, questo è un Pavilion. Però in genere sono tutti molto molto simili. La batteria risiede di solito nella parte anteriore, quindi qui sotto, mentre la parte sopra c'è tutta l'elettronica del computer con la scheda madre, il processore e la memoria. Quello che dobbiamo fare quindi è semplicemente aprire la parte posteriore. Io ho questi piccoli cacciaviti, cacciaviti normalissimi da hobbismo, che vanno bene in genere per delle piccole viti a croce come queste. Sono veramente viti molto piccoli, si fa anche fatica a prenderle. Vedete, questa è diversa, quindi segniamole, possiamo metterle in un'altra parte del tavolo in corrispondenza del posto da cui le abbiamo tolte, così non ci possiamo sbagliare. Perfetto, mi hanno rimosso tutte le viti. Ora vediamo se riusciamo a rimuovere la copertura posteriore del computer. Ci sono anche dei piccoli incastri di plastica, fate attenzione a non forzare troppo. Andate sotto leggermente con un piccolissimo cacciavite. Qui in corrispondenza degli ingressi c'è probabilmente un piccolo incastro di plastica. Facciamo leggermente leva.
Pensando che probabilmente ci sono viti anche sotto i piedini, aspettate che controllo. Esatto. Quando si sente che, come nel mio caso, non si solleva facilmente e fa tenuta qui sotto i piedini, ci sono viti anche sotto i piedini. Questi sono semplicemente tenuti con un po' di colla, eventualmente con un po' di biadesivo li possiamo reinstallare se la colla che è rimasta su non dovesse essere più sufficiente. Ecco qua, abbiamo aperto il computer, naturalmente è anche un momento buono per eventualmente pulire il dissipatore e la ventola, che però non vedo assolutamente sporco, quindi non c'è niente da fare. Questa, come vedete, è la batteria originale che è tenuta insieme da queste viti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, esatto. Allora, queste sono più grandi, queste più piccole, e poi la batteria è collegata elettricamente con un cavetto qua, quindi vediamo intanto come funziona qui il collegamento. C'è un piccolo nastro isolante sopra per evitare qualsiasi tipo di contatto con altre superfici. E poi qui c'è una spinetta da sfilare in questa direzione, quindi prima direi di sollevare la batteria svitando tutte le viti. Questa vite era particolarmente ostica da rimuovere. Con un cacciavite un po' più grande è venuta via un po' più facilmente. Ok, ora solleviamo delicatamente la batteria. E possiamo sfilare il cavetto. Esatto, questo è il cavetto di collegamento. La mettiamo in disparte e inseriamo la nuova allo stesso modo. Fate attenzione a allineare bene i pin alla presa. Ok. Cavo era esterno qua, esatto, così, bene, possiamo reinserire le viti, vedete che la batteria si adatta perfettamente e mi sono soddisfatto al momento. Per tornare al discorso di prima, in alcune recensioni negative di altri produttori di batterie c'era anche quella che diceva: i fori sono sbagliati, non si adattano effettivamente al computer, quindi sono prodotti fatti in economia, in questo caso vi consiglio assolutamente di lasciar perdere. Ok, ora vediamo solo
ho posizionato correttamente questo cavo, forse andava sotto, perché è un po' più grande rispetto a quella precedente. Sì, è meglio metterlo sotto. Perfetto. Ora andiamo a reinserire il coperchio. Facciamo fare tutti gli incastri. Perfetto. E mettiamo le viti. Quindi questa va qui sotto. I gommini. Perfetto. E vediamo se funziona. Perfetto, guardate, il computer si accende, quindi la batteria è funzionante. Bene, spero che questo breve video vi sia piaciuto e vi abbia dato magari l'idea di mantenere un computer che invece molti avrebbero buttato, perché la batteria così integrata nei computer moderni non è facilmente sostituibile come quelli di una volta in cui bastava sfilarla e reinserirla, ma avete visto con un minimo di manualità un'operazione fattibile a tutti. Se il video vi è piaciuto, quindi mettete un like e iscrivetevi al canale, che nuovi video sono sempre in arrivo. Per ora vi ringrazio e arrivederci al prossimo video.